gote rosse rosse di chi vien dalla campagna. Hai scelto, signora Bovary. Stella Bastianelli, Giulia De Angelis. Giulietta, 16 anni più o meno, ma ha una determinazione che impressiona quando la si nota. Sì, forse credo sia una grande idealista Giulietta in un mondo di pochissimi idealisti e quindi purtroppo arriva a quel punto là di separazione dal resto, non accetta la società che la circonda probabilmente, non accetta la madre, non accetta il padre, non vorrebbe diventare così, infatti non ci diventa. Ma per non diventarci deve morire, si sacrifica. Purtroppo. Sì. È un grandissimo coraggio quel gesto lì. Sì, sicuramente lei cerca di... vive un percorso di enorme autoidentificazione e lei è un po', diciamo, una mosca bianca in quello che è ciò che conosce e ciò con cui si confronta, che è fondamentalmente la società e la famiglia. Perché mentre Mercuzio ha come termine di paragone gli amici, noi non vediamo mai le amiche di Giulietta. Giulietta non ha le amiche, per cui ciò che conosce e ciò con cui è cresciuta, quindi i modelli, perché poi è una ragazzina, per cui i ragazzini si comportano per modelli imitativi e crescono per modelli imitativi, è la famiglia. E lei decide con grandissima forza, coraggio, maturità, per quella che è l'età che è, di staccarsi, perché lei sa cosa c'è dentro di sé, molto diverso da quello con cui è cresciuta, e diventa ciò che è, diciamo, ciò che sa di essere, contro ogni stigma, contro ogni imposizione che le si cerca di dare, tira fuori un coraggio immenso, indubbiamente.